devono imporsi! Controllate il perimetro! Occhio alle barricate. E dite alle pattuglie di controllare se è rimasto qualcuno. Qualche stronzo è scappato. Non mi aspettavo un altro attacco. Stai bene? Se continua così dovremo spostarci. Forza, dammi una mano. Siamo troppo pochi per proteggere tutti. Non di nuovo. Allungo fiume! Non può essere. Segnale d'allarme, con le coordinate di Washington. Com'è possibile? Joe! State tutti giù! Qualcuno deve restare. Non possiamo abbandonarlo. Qualunque cosa sia, va risolta o è finita. Vai tu. Farò ciò che posso. Vai! Davamo tante cose per scontate. Ci aspettavamo il caffè al mattino. Ci aspettavamo il wifi gratuito. Ci hanno tolto tutto questo, ma siamo sopravvissuti.
Le comunicazioni ai treni sono saltati, internet non ha funzionato più, ma siamo sopravvissuti. Ma con le farmacie saccheggiate e gli ospedali che chiudevano, l'asma è diventato letale. E senza la polizia a proteggerti. Avevi una pistola e i tuoi vicini, alcuni sono sopravvissuti. Siamo una specie resiliente. Quando la società è collassata, siamo andati avanti. E ora, per la prima volta da secoli, ciò che vogliamo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Di fronte alla catastrofe, ci siamo aiutati. Abbiamo costruito nuove comunità. Ci siamo adattati. Siamo sopravvissuti, creando una nuova normalità. Ma c'è anche chi non ha costruito niente, creato niente. Le Iene sfruttano i deboli. Hanno dilaniato il nostro mondo. Ma non siamo soli. Uomini valorosi hanno giurato di proteggerci e salvare ciò che resta. Ci tengono uniti. Ci ricordano che siamo un solo popolo. Sono il nostro scudo, la nostra luce. Ma se quella luce si spegne... chi ci salverà? Sono passati 7 mesi dall'epidemia. Viviamo ancora nel terrore del virus, il veleno verde. Ma il vero pericolo è là fuori. Andiamo. Attenzione, allarme sul canale d'emergenza Shade. Priorità Flash. La base operativa è sotto attacco. Le forze nemiche hanno sfondato il perimetro sud. Richiediamo assistenza immediata, ripeto, richiediamo assistenza immediata a tutti gli agenti nell'area.
Siete nel nostro territorio! Ho localizzato un agente della divisione diretto a nord verso la Casa Bianca. Pare abbia neutralizzato alcune iene, stia venendo qui. Agente, se ci ricevi a questa frequenza, continua ad avanzare e prendi quei bastardi alle spalle.
Area sicura. È arrivato proprio al momento giusto. Ehi, tu! Beh, grazie per l'aiuto. Dovresti incontrare Manny o il coordinatore, di sopra, nella stanza blu. E passa di qui se ti serve una mano con l'equipaggiamento. Da questa parte! Merda, non reagisce. Questo sei tu. Benvenuto a DC. Manny, comunicazioni. Ti ha portato qui il segnale della divisione. Sono felice di vederti. Ti mostro il casino in cui ci troviamo. Da quando la JTF è implosa, la città è diventata il parco giochi di luridi assassini. Ci sono fazioni principali e cani sciolti che raccolgono le briciole di quelli grossi. Degli insediamenti civili resistono contro questa merda. Gli serve ancora più aiuto, anche perché la rete della divisione è andata offline. Quella è Kelso. È uno degli ultimi agenti di DC. Era al teatro per una missione ad alta priorità. Dovresti incontrarla. Se qualcuno può rimettere i sistemi in linea, è lei. Oh, intanto fai conoscenza con l'agente del posto. Saranno felici di avere un nuovo sceriffo in città. Tra l'altro, agente, fai un salto al piano di sotto e parla con il quartiermastro. Ti fornirà un po' di equipaggiamento della divisione. Ti servirà, vedrai. Spero di trovarne ancora. Si ricorda ai civili di non radunarsi vicino agli ingressi e alle uscite. Grazie per la collaborazione.
Vieni, agente, da un'occhiata a quello che ho da offrirti. Mettetela sicura alle armi da fuoco quando siete all'interno del perimetro. Sembra profumo di tortini di granchio. I quartieri in cui ti muoverai sono territorio delle Iene. Un branco di stronzi che prendono di mira deboli e indifesi e uccidono per divertimento. Oltre a distruggere tutto ciò che non possono rubare. Sono una spina nel fianco, specie per l'insediamento del teatro. Vista la situazione, l'aiuto degli insediamenti ci serve, ma sono inutili se devono lottare per sopravvivere. Cerca di supportarli in qualche modo. Dobbiamo anche far tornare completamente operativa la rete Shade. Ci sono posti in cui la divisione è ciò che tiene unita la gente. Ma ora che DC la priorità, molti agenti sono rimasti isolati. Non dureranno a lungo senza supporto. Oh, mi dispiace. Ora sei in un gruppo. Ora sei capogruppo. Nuovo agente nel tuo gruppo.